c'è la griglia, c'è l'ombra, okay, c'è il fresco, c'è il ruscello, c'è della carne di serie A, io direi che il paradiso sta qua. Scusa Giacomo, da dove inizi a riprendere? Da qua, da là, vabbè, fa un po' come ti pare. Amici di Braciami Ancora, ben trovati. Abbiamo creato questa inquadratura perché sinceramente era l'unico modo veloce per far vedere tutti i prodotti in un'unica botta. Allora, quasi tutti i prodotti. Allora, innanzitutto premessa, dove mi trovo? Mi trovo in Lunigiana, che è una terra meravigliosa. Io oserei dire anche magica, è una terra magica, è uno spicchio di terra piccolo così incastrato tra la Toscana, la Liguria e l'Emilia. Di qua c'è il mare, di là ci sono le Alpi Apuane. Qui c'è un microclima fantastico che permette la realizzazione di tutti i prodotti che vedete. Allora facciamo proprio la carrellata, il lardo, e ora ci assaggiamo carne scottona allevata da queste parti, funghi porcini, tiè, sono tanti qua, uova fresche, salumi di ogni genere, tartufo, pane, viene prodotto anche quello qui, la cipolla di Treschietto, che è seconda solo alla cipolla di Tropea. Tra l'altro mi dicevano da queste parti a Treschietto ai Natali Buffon, insomma la famiglia di Buffon, il portierone della nazionale. Sott'olio, la farina di castagne della Lunigiana DOP, altro prodotto strepitoso, lo fanno solo qua. Vino, birra, liquori, marmellate, miele, altri salumi, tutto prodotto qui. Noi siamo all'azienda agraria La Valle, li andiamo a visitare perché là dentro c'è un pantheon di sapori. Questo è l'ingresso della macelleria. In pratica voi che fate? Prenotate un posto nel giardino, venite qui, fate la spesa, prendete quello che vi pare, vi prendete il vostro tagliere e andate in uno dei tanti punti griglia e ve lo cucinate in santa pace. Questo è il giardino che tutti vorremmo dentro casa, no? Allora, in onore però agli amici dell'azienda agraria La Valle, che si fanno un mazzo tanto, bisogna dirlo, io indosserò questa loro maglietta. Permesso, permesso, eccomi qua. Siamo all'interno della macelleria. Adesso la vedete vuota, perché siamo venuti appositamente il giorno più tranquillo della settimana, ma ieri c'era tantissima gente. Allora adesso, mentre parlo, facciamo vedere le immagini di ieri, quando questa macelleria era letteralmente presa d'assalto da gente che veniva, si sceglieva la sua carne e poi se ne usciva bella piata con dei taglieri enormi e se li andava a grigliare fuori. Allora, venite, seguitemi. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Siamo arrivati. Chi viene a chiacchierare? Fabrizio, vieni di qua, vai. Intanto noto che le celle per frullare sono raddoppiate. Sì. Uno e uno. Bene. Se sei d'accordo, della carne parlerei dopo. Va bene. Okay, perché mi hai promesso una cosa e io, ragazzi, poi io vi dico, vedetelo fino alla fine questo video perché merita. Mi interessava quella parete là di salumi. Allora, questi sono tutti i salumi che fate voi? Sì, tutti i salumi che produciamo. Cioè, tutti i prodotti di maiale che io trovo qua dentro sono prodotti da voi? Sono prodotti da voi. E ovviamente alcune, diciamo, carne, qualche manzo che io ho visto in quelle celle, anche sono prodotte. Sì. Certo. Ogni macelleria che c'è rispetti c'ha il capo dei salumi. Certamente. Andiamo a vedere, dai, che sono curioso. Il capo dei salumi, ragazzi, seguiteci. Mamma mia, allora che ci abbiamo? Visita, fammi la visita guidata, va. Allora, ok, allora, visita guidata. Dove questa partiamo? Qua è la classica mortadella nostrale. Questa mortadella? Sì, tu la chiami mortadella? Mortadella nostrale. Queste qua sono le classiche zie. Le zie. Queste qua venivano fatte dai nostri nonni. Sì. In un budello più grande perché possono arrivare fino a un anno e mezzo di stagionatura. Okay. Questa qua è la bresaola che produciamo noi. Queste sono tutte produzioni vostre? Tutte. Questo qua è il salame, che sì, viene fatta con le carne scelte di prosciutto, certo, e quindi ha il dadetto alla toscana, sì, perché noi siamo anche un po' toscani, certo. Questi sono i nostri prosciutti, okay, e i nostri fiocchi, sì, e le nostre culacce. Torniamo in macelleria. Ma questa, no? Questa è la culaccia. Questa nasce dalla coscia del prosciutto. Certo, quello che ti ho fatto vedere, esatto, prima. È più pregiata, non ha i muscoli. Sì, però ora tu devi assaggiare. E questa nasce da maiali vostri. Tutto nostro. Stiamo ad assaggiare. Anche questa è una cosa che ha 20 mesi di stagionatura. 20 mesi di stagionatura. Cioè, perché a differenza del culatello ha tutto questo grasso, sì, che ti permette di rimanere molto morbido al centro, nonostante la stagionatura. Facciamo delle vette. Quindi mi stai dicendo che sta culaccia è meglio, sì, del culatello? Perché secondo per me sì. Per te sì. Vieni qua, Sto qua. Ti posso assicurare che non scappo. Culaccia
di Lunigiana. Di Lunigiana. Te una fettina da fai? Sì, eh. Ah, ma questo mangia come un democristiano, mangia. Allora, buone, eh? Ma questa è buona vera. Porta, qua. Fanno già come mangia, perché ne prendo. Com'è? Si sente il microclima? Si sente. Vabbè, allora io a mano in cuore devo abbandonare la squarcia perché dobbiamo tornare alla carne. Va bene. Andiamo. Tu hai finito di mangiare? Sì. Perfetto, la seguici, dai, andiamo. Allora, qua ci sono... Ti interrompo un attimo per farti complimenti per la selezione di carne, che è molto interessante. Certo. Ora noi andiamo a vedere quali pacche che vanno al pascolo. Sì. Qua, questa qua è una vacca. Cioè questa va... è roba vostra? Sì, che va al pascolo. Questa qua? Questa qua. Questa. Questa la producete voi? La produciamo. Secondo me è la miglior carne che io abbia mai mangiato. Allora, le andiamo prima a vedere al pascolo e poi ce la mangiamo? Certo, certo. Allora, io ti seguo perché questa è zona tua. Va bene. Io solo che seguirmi. Andiamo, su. Se non ti offendi, io volto da qua e mi godo il panorama. Alla scoperta della Lunigiana. Ho una fame. Ferma Fabri, ferma un attimo, ferma. Oh ragazzi, ma guardate in che posto strepitoso sto. Io ho fatto fermare un attimo Fabrizio. Siamo nel cuore della Lunigiana. Allora, là c'è un paesino ceserano che sembra preso in prestito praticamente dal presepe. Allora, qui ci sono gli ulivi. Là c'è la vigna, ci sono delle vigne. E qua, se l'ho riconosciuto, piante di fichi. E io, che sono un gran ghiotto dei fichi, mo ne cerco uno per fare colazione. Ragazzi, posso dirlo? Che terra meravigliosa che è l'Italia, ragazzi. Madonna, che buono. Cioè, qui è un tripudio. Qui è un tripudio. Rianiamo, va. Ok, siamo arrivati? Siamo arrivati. Vai, andiamo a vedere le mucche al pascolo. Hopla. Andiamo, Fabri. Io ti seguo. Tu mi dicevi, queste sono le vostre... Le nostre mucche al pascolo. Allora loro si fanno una vita al pascolo e poi gli ultimi mesi... Vengono messe in stalla, dopo andremo a vedere, e vengono ringrassate per 2 o 3 mesi per renderle più tenere, più grasse, se no sarebbero troppo. Arrivati? Fabri, questa... È una, mi dicevi, una delle vostre stalle. E quante stalle avete in totale? 3 stalle. 3 stalle. Quindi voi avete in totale che pascolano in queste zone? Una 50ina di bestie. Ok. E un 100ina in stalla. Divise in 3 stalle. Ok, vabbè, direi che di quantità ce n'è. Per soddisfare tutti i vostri clienti. Certo. Va bene. A questo punto tu mi hai parlato di quella bistecca strepitosa, io direi che torniamo e ci aggrediamo. Vai. È ora, no? Andiamo, va. Allora, questa che tu hai in mano è la carne che proviene dalle vostre bestie, dai vostri pascoli, dalla vostra selezione. Certo, ma tu fai, il taglio deve essere perfetto, in questa maniera. Ok, dopodiché te la giro. Duro. Ecco, vedi? La bistecca deve essere perfettamente uguale, sia qua che qua. Vero. Queste ce le andiamo a grigliare sulla riva del ruscello. Guarda che spettacolo, guarda che spettacolo. Là è il posto migliore, guarda. Ok. Allora. Guarda. Guardate una cosa, il fuoco sta dietro, guardate sotto, sotto ci va la brace, ok? Non mettete il fuoco sotto perché, come dico sempre, il fuoco brucia, la brace cucina. Allora, prendiamo questa bistecca senza assolutamente bucarla. Faremo questa operazione. Allora, questa è una tecnica che tu usi affinché il grasso non vada buttato. Non venga buttato via. Poi questo grasso lo mettiamo a cuocere. Come
fosse un pezzo di carne. Beh. I 5 minuti. Guardiamo l'orologio, prendiamo il tempo. Ragazzi, girata assolutamente una volta sola. Ok. Allora, giriamo anche il grasso. Il grasso. Grasso a che punto eccolo è? Eccolo qua. Perfetto, perfetto. Vai, mettilo lì. Perfetto. Facciamo, allora, prendiamo, prendi pure la bistecca? Sì. È perfetto. Sei d'accordo se ci trasferiamo all'ombra? Certo, anche perché qua, vai, insomma, 2000 gradi. Allora, l'operazione è questa qua. Tu fai pezzettini di grasso in questa maniera. Ok? Poi tagli, metti. Sì, fammi vedere che io sono curioso. Sì, ma a parte che, cioè, prendiamo la bistecca, va tagliata in questa maniera. Ok? È quello che consiglio sempre, di portare un attrezzo di questo genere, un coltello, perché noi non lo forniamo. Quindi, poi fai questa operazione, qui il grasso c'è già, no? Sì, sì. Quando tu hai, per capire, tu devi fare questa operazione, ecco qui. Ci metti sopra il grasso. Prendi la forchetta, zac, lo usi come pane. Allora, questa è l'operazione, io la mangio con le mani perché mi piace di più. Questa è la vostra carne. È la nostra vacca. Rio. Spettacolo. Senza sale, eh? Sentilo, proprio anche il grasso solamente. Non c'è neanche salata. No, no, non ce l'ho messo il sale, eh. Senti proprio Jacopo, il grasso proprio. Portacci quante bode. Com'è? Siamo ad altissimi livelli. E non c'è sale, non c'è olio, non c'è niente. E mi raccomando, la cosa più buona è sempre e comunque questa. Tu assaggia questo pezzo. Ah, io ce l'ho un po'. No, assaggia un po'. Questa non ha uguale. Qua le parti meno nobili, che sarebbero, sono sempre le più buone. Questa la parte, senti questa parte. Questa. Ale, vieni un po' a sentire così. Grasso? Sì, ora già. Buon appetito a tutti. Appetito. Grazie. Là, prendi quella bistecca là. Sì. Buona. Guarda un po'. Amici di Bracciami Ancora, il nostro video si conclude qui. Io, come al solito, che la brace sia con voi, ve lo dico, ma questa volta non termino il video addentando qualche osso mastodontico, ma scolandomi un bel bicchierino di china. Il china è un liquore, un amaro, che pensate fanno proprio qui a Fivizzano, quindi a meno di un chilometro da qua. Dicono che sia perfetto per digerire, io ho decisamente mangiato troppo oggi. Mortacci quanto è buono pure questo. Ragazzi, io ho raggiunto davvero la pace dei sensi. Alla prossima, ciao a tutti. Ah, che goduria.